Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale video di Notebook Italia. Siamo in compagnia del nostro Asus Padfone, lo smartphone di fascia alta di Asus, che può vantare un processore di ultima generazione, Qualcomm Snapdragon S4 Dual Core, ed un design, come si può vedere, sottile ed elegante, che riecheggia alcuni stilemi del concept Zen che caratterizza tutti gli ultimi prodotti premium della casa taiwanese. Vi ricordo che per quanto riguarda l'unboxing e le primissime impressioni su questo terminale potete fare riferimento al video che abbiamo pubblicato in diretta dal Computex 2012. Nel frattempo però siamo tornati in Italia e stiamo continuando i nostri test sul Padfone, riuscendo anche a sgombrare il campo da alcuni dubbi, oserei dire anche alcuni pregiudizi, frutto di recensioni un po' affrettate. In particolare abbiamo visto come sia infondata qualsiasi perplessità circa la durata della batteria, ma nonostante l'autonomia sia discreta in linea con quella di altri prodotti dello stesso tipo, tuttavia può capitare alla fine di una giornata di avere una riserva di carica un po' scarsa. È il momento di far entrare in gioco la nostra Padfone Station, che arriva all'interno di una confezione con impressi su ciascun lato i profili corrispondenti della tablet dock. Apriamo il coperchio e ci troviamo immediatamente davanti alla nostra station, all'interno di una bustina di plastica trasparente. Ci sono un paio di illustrazioni che ci spiegano come inserire il Padfone all'interno della dock e come rimuoverlo. Aprendo i lembi della cartellina possiamo sfilare la Padfone Station e notare immediatamente lo schermo da 10,1 pollici con una risoluzione di 1280x800 pixel wide XGA e il rivestimento in vetro Gorilla Glass che ricopre tutta la superficie. C'è una cornice abbastanza spessa soprattutto sui lati per dimensioni complessive di circa 27 cm x 17 cm con uno spessore di 1,4 cm e un peso di 700 grammi, quindi ingombri non proprio contenutissimi. Sul lato anteriore troviamo anche una videocamera da 1,3 megapixel, quindi con una risoluzione superiore rispetto a quella integrata sullo smartphone, e un sensore di luminosità ambientale. Sul lato sinistro invece c'è il jack audio combo per cuffie e microfono e il bilanciere per la regolazione del volume. Sul lato inferiore invece notiamo i due fori per agganciare la tastiera dock e al centro il connettore proprietario 40 pin che serve sia per l'alimentazione che per il collegamento dati USB. Sul lato destro invece non c'è quasi nulla, eccezione del foro per il microfono. Lungo il bordo superiore c'è la levetta per l'apertura, il pulsante di accensione e di blocco e un LED di indicazione dello stato di alimentazione. Mentre sul fondo possiamo osservare la presenza di una griglia per il sistema audio Sonic Master e un'altra per la ventilazione e lo sportellino all'interno del quale si inserisce lo smartphone. La realizzazione è abbastanza elegante, c'è un listello con finiture in metallo satinato e il logo Asus Padfone e il caratteristico motivo a cerchi concentrici a rilievo del design Zen di Asus. I due fori sullo sportellino servono ad utilizzare la videocamera e il flash LED integrati nello smartphone. Per aprirlo basta spostare una levetta posizionata lungo il bordo superiore e si notano sul fondo i connettori micro HDMI e micro USB tramite i quali il Padfone si aggancia alla station. All'interno di un vano ricavato sotto l'alloggiamento del tablet troviamo la documentazione cartacea, la garanzia della Padfone Station, una guida rapida che ci consente di avere le informazioni necessarie per iniziare a utilizzare il tablet e un sintetico manuale di istruzioni per la Padfone Stylus. La penna capacitiva che funge anche da auricolare Bluetooth, che è compresa all'interno della nostra confezione ma che per i modelli in vendita in Italia dovrebbe essere soltanto opzionale. La penna ha una robusta struttura metallica e presenta su un lato il foro per il microfono e l'altoparlante, quindi può essere utilizzata come se fosse una cornetta, mentre su un altro lato troviamo un pulsante per la sua accensione, il bilanciere per la regolazione del volume e una porta micro USB sotto una protezione gommata che serve per ricaricarla. Si tratta infatti di un accessorio Bluetooth che come tale ha una propria batteria al suo interno. E per ultimo troviamo il cavo di alimentazione e per lo scambio dati da USB al connettore proprietario. Abbiamo finalmente riunito il Padfone, lo smartphone, con la sua estensione tablet. Lo accendo perché vi voglio mostrare come avviene l'inserimento del terminale all'interno della station. Basta aprire lo sportellino e far scorrere il Padfone in verticale fino in fondo e poi richiudere. Per rimuoverlo, ancora una volta apriamo lo sportellino e lo utilizziamo come se fosse una leva per sganciare il terminale in modo tale da estrarlo con più facilità.
Appena inseriamo lo smartphone all'interno del tablet, l'output video viene immediatamente trasferito grazie a una tecnologia che Asus chiama Direct Display Switch e possiamo iniziare ad utilizzarlo come se fosse un comune tablet Android da 10,1 pollici. Possiamo così spostarci fra le 5 schermate home del sistema operativo mobile di Google, oppure nel caso di applicazioni che supportano la tecnologia DDS di Asus, potremmo anche ritrovare l'applicazione così come l'avevamo lasciata. Più che di un ridimensionamento della schermata dalla risoluzione dello smartphone a quella del tablet, come suggerisce Asus, ci sembra che si possa trattare invece di una nuova schermata home gestita dal Display Manager. Infatti le icone di collegamento non corrispondono a quelle presenti sullo smartphone, così come in parte anche le widget. Ad esempio, accanto alla widget che ci mostra lo stato della batteria e della ricarica dei due dispositivi connessi, abbiamo un'altra widget che troviamo solo sul tablet, dedicata alle impostazioni rapide, e dalla quale possiamo, tramite un semplice tocco, scegliere come gestire la ricarica del padphone da parte della station, con quale frequenza bisogna controllare se sono arrivate nuove email, cosa succede in caso di chiamate in arrivo, cioè se bisogna rimuovere il padphone dalla station o meno, e infine come avviene la risposta alla chiamata, se tramite Bluetooth o tramite gli altoparlanti integrati nella station. Non si tratta dell'unica modifica che Asus ha portato alla UI di Android 4 Ice Cream Sandwich, un'altra ha riguardato il menu di notifica, all'interno del quale troviamo questa serie di icone dedicate alle impostazioni che possono essere scrollate orizzontalmente. C'è poi accanto al cursore per la regolazione manuale della intensità della retroilluminazione un pulsante che ci permette di selezionare fra normal mode e outdoor mode per aumentare la brillantezza dello schermo quando si usa il tablet all'aperto. E infine in basso c'è la vera e propria area dedicata alle notifiche, c'è una notifica che ci informa della disponibilità di un aggiornamento del firmware, del quale ci siamo già occupati su Notebook Italia per quanto riguarda lo smartphone, ma che coinvolge anche la station. Dal menu di notifica è possibile anche accedere direttamente alla schermata delle impostazioni e nell'elenco notiamo che ci sono delle impostazioni personalizzate Asus, alcune delle quali le abbiamo già viste perché sono racchiuse all'interno della widget, ma ce ne sono anche altre, come questa importantissima che ci consente di selezionare individualmente o in gruppo le applicazioni che devono rimanere aperte quando si effettua il cambio di schermo, quindi quando si inserisce il padphone all'interno della station oppure quando si rimuove lo smartphone. C'è la possibilità poi anche di intervenire sul risparmio energetico, scegliendo fra una modalità di gestione normale e una invece che cerca di contenere al massimo i consumi per migliorare l'autonomia. Un'altra voce della schermata impostazioni invece ci permette di configurare l'accoppiamento con lo stylus headset, quindi col pennino auricolare, che è una vera e propria penna capacitiva, quindi può essere utilizzata per scrivere oppure per navigare sull'interfaccia. Particolarmente utile in tutte quelle situazioni in cui arriva una telefonata e non si vuole estrarre lo smartphone dal tablet. C'è anche un tool di configurazione assistita che ci guida nei 2 o 3 step necessari per effettuare l'operazione e iniziare a utilizzare l'auricolare. E concludiamo questo video con una piccola sorpresa. Grazie agli amici di Asus Italia abbiamo anche la Padphone Station Dock, la tastiera dockabile che presenta un accattivante layout di tasti ad isola, un touchpad con 2 pulsanti fisici accorpati nella stessa barretta bilanciere e un'utilissima serie di pulsanti funzione pensati appositamente per Android. La tastiera dock serve non solo per l'editing di testo, ma anche perché aggiunge alcune indispensabili interfacce in formato standard. Sul lato sinistro abbiamo il connettore proprietario e una prima porta USB. Sul lato destro abbiamo un lettore di schede di memoria multiformato e una seconda porta USB. Mentre sul fondo c'è questa sorta di morsetto destinato ad accogliere il tablet. Agganciati fra loro, i 3 elementi che compongono il sistema Padphone si fondono insieme a comporre un notebook ultraportatile, ma dotato di ben 3 batterie, quella dello smartphone e le 2 da 6600 mAh della Station Pad e della Station Keyboard Dock, per una straordinaria autonomia dichiarata di oltre 100 ore. Per verificare la durata della batteria reale e per i risultati dei nostri test delle prestazioni, non mi resta che darvi appuntamento ad una prossima recensione.